La storia di Jack O'Lantern è di certo la leggenda di Halloween più famosa. Un fabbro irlandese di nome Jack, ubriacone e taccagno, incontrò la notte di Halloween il diavolo in un pub. Stava per cadere nelle sue mani quando riuscì ad imbrogliarlo, facendogli credere che gli avrebbe venduto la sua anima in cambio di un'ultima bevuta. Il diavolo così si trasformò in una monetina per pagare l'oste. E Jack fu abbastanza veloce da riuscire ad intascarsela. Poiché nella tasca vi era una croce d'argento, il diavolo non riuscì più a tornare alla sua forma originaria. Così Jack stipulò un nuovo patto col diavolo, e cioè che l'avrebbe lasciato andare, purché questi, per almeno 10 anni, non tornasse a reclamare la sua anima. Così il diavolo accettò. 10 anni dopo, Jack e il diavolo si incontrarono di nuovo. E Jack gli chiese di raccogliere una mela da un albero prima di prendersi la sua anima. Al fine di impedire che il diavolo scendesse, il furbo Jack incise una croce sul tronco. Così, in cambio della libertà, il diavolo gli avrebbe dovuto risparmiare la dannazione eterna. Il diavolo non poté far altro che accettare. Durante la propria vita, Jack commise così tanti peccati che quando morì non fu ammesso al regno dei cieli e fu costretto a bussare alle porte dell'inferno. Rispedì indietro, tirandogli addosso un tizzone ardente. Così Jack se ne servì per ritrovare la strada giusta, e affinché non si spegnesse con il vento, lo mise sotto una rapa che stava mangiando. Vi state chiedendo, ma cosa c'entra Jack O'Lantern con Halloween? Da allora Jack vaga con il suo lumino in attesa del giorno del giudizio. Da qui il nome Jack O'Lantern, Jack è la sua lanterna, ed è il simbolo delle anime dannate. Buon Halloween!